Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua con l'inizio della Risiko Cup. In questo video in particolare vedremo scontrarsi Oceania contro Centro Europa e poi il Nord Latina, che sarebbe il Nord del Sud America, contro il Nord dell'Europa. Arriviamo ora alle formazioni delle due squadre. Per quanto riguarda l'Oceania abbiamo Ryan in porta dell'Australia, in difesa Brad Smith dell'Australia, Ryde della Nuova Zelanda, Grant dell'Australia e Sainsbury dell'Australia. A centrocampo abbiamo Yeggo dell'Australia, Irving dell'Australia e Thomas della Nuova Zelanda. Il tridente d'attacco abbiamo Wood della Nuova Zelanda, Kichna delle Fiji e Lecky dell'Australia. Quanto riguarda il centro Europa, in porta abbiamo Gulácsi dell'Ungheria, in difesa abbiamo Radu della Romania, De Ligt dell'Olanda e Vertonghen del Belgio. Il centrocampo Kučka della Slovacchia, Veretout della Francia, Sabitzer dell'Austria, Schick della Repubblica Ceca e Lichtsteiner della Svizzera. In attacco abbiamo il duo con Werner della Germania e Milik della Polonia. Detto questo, buona visione. È tutto pronto per questa sfida che vale per gli ottavi di finale di Coppa. Una soltanto fra queste due squadre potrà continuare il viaggio e entrare fra le magnifiche otto. Sì, è ancora presto per puntare al successo finale, però passerà questo turno, potrà cominciare. Germania, che potrebbe aver trovato in Timo Werner il degno sostituto di Klose, è un giovane emergente ma che ha già numeri pazzeschi con la maglia della Deutsche Mannschaft. Centravanti dotato. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria. Milik, palla sul palo e poi gol. Palo gol, un crasso. Difensore che interviene e libera l'area. Wood, sicuro, intervento del portiere che va in presa. Corner battuto in mezzo. Non si fida, spazza via di pugno. Ecco il tiro, tiro murato. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì Stefano? Sembrava impossibile. E la mancata anche di parecchio, Pier. Peccato, perché la potenza c'era. Occhio alla botta. Ha provato ancora, ma stavolta. Prova, in porta. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque modo. Irving. Prova ad andare. Palla in out, calcio d'angolo. Parte il tiro. E c'è la presa sicura del portiere. C'è qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. C'è il triangolo. A metri. Werner. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente in. Werner. Elveni. Adam Noj. Prova in porta. Il difensore un muro. Cross verso il centro. Vertonghen. Ha fallito un'ottima questa. Milik. Si porterà più due con questo gol, un margine di smettere. Speriamo bene se continua così il campo. Buona l'idea qui. Occhio all'occasione per riaprire il match. E c'è il gol, dimezzano lo svantaggio. Adesso tutto può succedere. C'è il tempo per farne un altro. C'è la norma del vantaggio. Attenzione. Intervento duro, mi aspetto un giallo. Può metterla in aria, eh? Cercare una deviazione e c'è il tiro. C'era solo la potenza in questo tiro. Si giocherà ancora per due minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Occhio nel mezzo. Quello per il fischio dell'arbitro, finisce sul 2-1 il match. Termina dunque con una sconfitta il match d'andata. In questa partita di andata l'Oceania si arrende al centro Europa, direi anche sulla carta abbastanza evidente la differenza tra le due squadre, ma chissà, nel ritorno si potrà vedere magari un ribaltamento. Arriviamo ora al secondo turno di questa Risiko Cup, dove si affronteranno Nord Latina e Europa del Nord. Per quanto riguarda il Nord Latina abbiamo in porta Ospina della Colombia, in difesa Van Dijk del Suriname, Zambrano del Perù, Rosales del Venezuela, Davison Sanchez della Colombia. A centrocampo abbiamo James Rodriguez della Colombia, Rincon del Venezuela, Wijnaldum del Suriname e Valencia dell'Ecuador. In attacco abbiamo Brightwhite della Guyana,
Pizarro del Perù, Caicedo dell'Ecuador, Falcao della Colombia. Per quanto riguarda l'Europa del Nord, in porta abbiamo Pickford dell'Inghilterra, in difesa Lustig della Svezia, Coleman della Danimarca, Ragnar Sigurdsson dell'Islanda e Robertson della Scozia. A centrocampo abbiamo Gylfi Sigurdsson, il fratello dell'Islanda, Eriksen della Danimarca e Davis dell'Irlanda del Nord, con Ekdal in panchina. In attacco abbiamo Rolandsson della Faroe, Haaland della Norvegia, Bale del Galles, Pukki della Finlandia e Cornelius della Danimarca. Buona visione. Tutto pronto per questa sfida che vale per gli ottavi tra le magnifiche otto. Sì, è ancora presto per puntare al successo finale, però ci sono metri a disposizione. Palla sul primo palo. Hanno segnato un gol che premia i loro sforzi. Hanno pressato bene recuperando palla. Hanno finalizzato alla grande, una splendida. Obiang. Thomas. Attenzione, tutto solo. Attenzione, sì, calcio di rigore. E c'è l'errore, l'ha angolata troppo. Fortunato qui, la palla è terminata al lato. Occhio, si libera facilmente del marcatore. Troppo facile andargli via. Pallone tranquillamente. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Tutto facile qui per il portiere. Sigurdsson, portiere che risponde presente e salva la propria porta con un intervento. Bale è in posizione da cross. Attenzione, occasione. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. Chiusura difensiva, passaggio impreciso, pallone intercettato. E c'è la conclusione. Sicuro qui l'intervento. A spazio, prova. C'è il rilancio lungo. Buono il pallone di Bale. Rudiger spazza via. Deviazione sopra la traversa. Cross verso il centro dell'area. Buono l'anticipo. Ci sono metri a disposizione. Sigurdsson. Ha spazio per tirare. Portiere che... Azione interrotta. Arriva dunque il fischio dell'arbitro. Gara che finisce 1-0. Tornano a casa con una sconfitta.